Wenzi. Hai capito? Cucciolo, eccolo! Aspetta. Come stai, Wenzi? Tutto bene, mi raccomando. Fammi restyling? Subito, subito. Vado? Che fai, lo sciampetta, amico mio? Wenzi è mio fratello, che sta scherzando? Ma se vai, va, Vado a mettere il cappadoio, no? Enzo non è un cliente. Enzo è una persona proprio... È vero. Maldo, pure lui. Maldo ho spostato di là. Non stiamo a caccia via. Se si comporta male pure là, a decima Maldo umano. Bene. Poi dall'altra parte di Roma. Carino, mettilo là. Dall'altra parte di Roma. Sì, Enzo, manda in imbarazzo pure il Papa. Gratta, gratta. Chi fa sentire queste mani? Che c'hai queste manine piene di dita? Non puoi parlarci, oh. Enzo è tremendo, te fa, c'ha proprio la battuta. Quanti ne ha cresciuti qua dentro da me? Ma questo è il peggio di tutti. Al lamento, no? Sempre a me mi capitano però. Questo è proprio il peggio. Chiedigli quanto ha speso per quelle scarpe. Eccolo, no, io sapevo. 1200 euro di scarpe, se compri. Sulla sinistra. Te giuro, Enzo. 1200 euro di scarpe. Gli hanno fatto le scarpe. E ce ne ha lavorato. Stava sì bene, chi? Dice 800 miliardi di parole al secondo. Non te dà proprio il tempo di pensare, Enzo è top. Che cazzo, c'è un'altra cosa sì. No, più. Comunque tu colpetti li potevamo pure fare. Tu colpetti di solito. Un colpetto dai, fai io per Gigi in colpetto. No, ma è un amico vero. Una persona che comunque ti dà pure il consiglio giusto, perché comunque lui vive un mondo un po' particolare, e lui c'ha un'esperienza particolare, lui mi dà tante volte bei consigli. Gigi, impara come si fanno i capelli, poi ne parliamo. Impara Gigi. Io preferisco Fabella, cioè la gente vera, i clienti veri, cioè i clienti. Per me i VIP sono i clienti. Lo sai perché con Enzo ce lego parecchio, con Carmine ci ho legato parecchio, perché alla fine è gente normale. È gente che se incazza se gli fa il capello male al fio. Ile, io vado un attimo in banca. Capito? Se io fai troppo... Capito come? Cioè, se io fai troppo quattro... Non gli fai i capelli qua, chiami via. Hai capito com'è? Ecco perché ci ho legato parecchio, perché alla fine è gente vera. Aleo, ciao. Oh, come allora, stai? Sono andato qua al pontile, dico, se passo da Leo quello mi mena. Allora, tutto a posto? Tutto a posto, te? Io ho sempre visto il parrucchiere come un servizio. Un bel servizio, però è un servizio che tu dai alla popolazione della tua zona. Saluto un amico, eh? Chi? Diego? Lo sai, no? Lo so. Il numero uno. Per questo io apro tutti i giorni, dalla mattina alla sera, perché il cliente è il vero fulcro di questi negozi. I negozi grandi, vuoti, sono brutti. Ma ha detto che viene da te a San Fase dei Capelli, eh? Ma magari. Sai che io chiudo il negozio al pubblico e viene Diego.